non devi dire. Ma lei si sente male? No, non è che mi sento male, ma... Allora, vedi che è andato tutto a posto. Cioè, ma nel momento in cui voi mi chiamate, cioè, voglio dire, se ci sono problemi, chiamiamo mia moglie, chiamiamo qualcuno, perché... No, ma non si deve preoccupare, non si agiti, adesso parla col primario e vede che cosa ha da dire, va bene? Buongiorno. Professore, qual è il problema? Professore? Nessun problema. Le ha detto niente? No, pensavo che gliela volesse dare lei la notizia. Qual è il problema, professore? Mi ha detto la dottoressa di correre d'urgenza da lei. Sì, e signor Filippo, io mi sento bene. Cominciamo, cioè, con le buone notizie, d'accordo? Allora, l'intervento è riuscito. Gli abbiamo tolto l'appendice, quindi tutto a posto. Nessun altro problema. No, questo gliel'avevo mi ha chiamato la dottoressa dicendo appunto che c'era un problema, che il professore voleva parlare. No, ma non riguardava questo, solo che dobbiamo riaprire la ferita. Ma state scherzando? Cioè, non ho capito, per quale motivo? Se voi detto che è andata bene, allora sì, non è no, andata bene. No, è andata bene, solo che dobbiamo riaprire la ferita. E qual è il problema? È che abbiamo lasciato dentro un guanto di lattice. Un guanto, lo pago io il guanto. Oh, assurdo, voglio rabbia. Panino dovevo fare con questo, ma si mangia bene. Compro un guanto e l'altro guanto, ma per piacere, ma mi dice, ma un guanto! Ma prego!